Ciao amici Kitchen Brasita, la ricetta di oggi ha come ingrediente principale le fragole. Faremo una mousse a forma di rose che oltre che essere bella è buonissima, delicata e davvero squisita. Per prima cosa dobbiamo mettere a mollo la gelatina, che sono 9 g di gelatina in foglia. La mettiamo a mollo nell'acqua fredda per una decina di minuti circa. Prendiamo le nostre fragole già lavate ovviamente e le tagliamo a pezzettini. Le mettiamo in un contenitore e aggiungiamo 150 g di zucchero e frulliamo tutto quanto con il frullatore ad immersione. Frulliamo bene in modo da ottenere una purea di fragole abbastanza liscia. Preleviamo 2 cucchiai di questa purea e mettiamo su un pentolino, dopodiché lo portiamo sul fuoco e facciamo intiepidire leggermente, giusto un attimino. Una volta che è tiepida, prendiamo la gelatina e strizziamo bene bene e mettiamo dentro la purea di fragola tiepida. Mescoliamo bene in modo da scioglierla e la versiamo dentro alla nostra purea di fragole. Prendiamo lo stampo in silicone e rovesciamo dentro la purea di fragole che abbiamo preparato. Cercate di farla finire su tutti gli angolini dello stampo ruotandolo. Ora non vi resta che mettere lo stampo in freezer e farla raffreddare completamente. Io vi consiglio anche, dopo una ventina di minuti che lo stampo è in freezer, di andare lì e girarlo in modo da far sì che la purea che è rimasta al centro concentrata vada a finire anche ai bordi. Dopodiché lo rimettete in freezer e fatelo congelare per bene. Nel frattempo dovete preparare una crema pasticcera al limone. Il procedimento è lo stesso della crema pasticcera classica, che trovate la ricetta sul mio blog, vi lascio il link qua sotto. E la differenza è che dovrete aggiungere delle scorze di limone all'interno della crema mentre mescolate. In questo modo la crema prenderà tutti gli aromi del limone. Ora dobbiamo montare la panna, ma prima di farlo prendiamone 2 cucchiai e mettiamo su un pentolino. Questo ci servirà per sciogliere la gelatina. Prendiamo la crema pasticcera fredda e rimuoviamo tutte le bucce del limone dall'interno e aggiungiamo un goccino di limoncello in modo da accentuare ancora di più il sapore del limone. Aggiungiamo la nostra panna montata, che però non deve essere montata troppo, deve essere semi montata, diciamo, e mescoliamo. In questo modo creiamo la crema diplomatica o crema chantilly all'italiana. Prendiamo quei 2 cucchiai di panna che abbiamo messo da parte e scaldiamo. Mettiamo dentro la nostra gelatina e sciogliamo bene come abbiamo fatto prima. Rovesciamo questa gelatina dentro la nostra crema e mescoliamo bene. Prendiamo lo stampo con la gelatina di fragole congelate e rovesciamo dentro la nostra mousse alla crema pasticcera. E riponiamo lo stampo in freezer finché la nostra mousse non è completamente congelata. Nel frattempo prepariamo la bagna del pan di Spagna. Su un pentolino mettiamo 200 ml d'acqua, 2 cucchiai di zucchero e facciamo bollire. Quando lo sciroppo è completamente freddo, aggiungiamo del limoncello dentro. Va un po' a gusti. Io ne ho messo circa 4 cucchiai, però fate voi. Ora non dobbiamo fare altro che prendere la nostra mousse congelata e sformarla. Sformiamo delicatamente in modo da non romperla. Una volta che l'abbiamo sformata, prendiamo il nostro pan di Spagna che abbiamo bagnato con la bagna al limoncello, poggiamo sopra la torta, rifiniamo tagliando l'eccesso di pan di Spagna e ora non vi resta che farla scongelare e servire. Fatela scongelare per bene e vedrete che verrà fuori una mousse leggera come una nuvola, delicata, davvero gustosa. Qui la torta è ancora congelata e già potete capire com'è. Pian piano, mentre si scongela, la parte superiore diventa sempre più rossa, sempre più intensa, è davvero bella. Se questa
questa ricetta ti è piaciuta, lasciami un like e condividi il video in modo da aiutarmi con la divulgazione del canale. Noi ci vediamo alla prossima video ricetta di Kitchen Brasita. Ciao ciao!